la 29esima edizione del Rally Prealpi Orobiche, la serie asfalto IRCP Rally 2012 è giunta al giro di boa. 3 le gare disputate finora e ancora 3 da disputare. Mai come quest'anno il campionato si è presentato incerto e combattuto, con 3 vincitori diversi nelle prime 3 gare. Al Rally delle Valli Piacentine si è assistito alla prima vittoria in carriera per il modenese Davide Medici, che al debutto sulla Ford Fiesta VRC del team Mastail ha messo tutti in riga. L'unico avversario che sembrava in grado di impensierirlo era il bergamasco Claudio Sora, uscito di scena ad una prova dal termine del rally causa incidente. Al Valli Piacentine si sono messi in luce anche 2 piloti di differenti categorie, il vicentino Andrea Dal Ponte, vincitore tra le Super 2000 su Peugeot 207, ed il giovane Stefano Albertini, autore di una gara strepitosa con la sua Renault Clio R3. Dalle difficili strade piacentine si è poi passati in provincia di Parma al Rally del Taro, seconda gara di campionato e altro vincitore. Il vicentino Manuel Sossella ha dettato legge con la sua Citroen C4 VRC, anche se a rendergli la vita difficile c'era il piemontese Piero Longhi, con la Mini VRC, giunto secondo. Il ritiro di Dal Ponte ha rilanciato Stefano Capelli ai vertici della categoria Super 2000, mentre Albertini sembra non avere avversari tra le Renault Clio R3 Trofeo. Si è quindi giunti a Bergamo, dove oltre ai piloti IRC trovavamo al via numerosi ed agguerriti piloti locali. La vittoria della gara è infatti andata ad Alessandro Perico su Citroën Xara VRC, ma nelle file del campionato è stato Piero Longhi ad ottenere il miglior risultato, giungendo inoltre secondo assoluto con la sua Mini Countryman VRC. A sorpresa, dopo Bergamo, in testa al campionato troviamo Stefano Capelli con la sua Peugeot 207 Super 2000, ma dalla prossima gara rientreranno anche Medici e Sossella e la classifica subirà senz'altro grandi rimpasti. La serie IRC ha battuto nuovamente tutti i record stagionali, sfiorando quota 70 iscritti al campionato, e questo grazie anche alla presenza dei trofei Renault, come sempre molto apprezzati grazie al cospicuo montepremi. Risultato sicuramente positivo dopo le prime 3 gare del campionato, Piacenza, Taro e Orobiche. Per Renault, su tutti i 3 trofei, Clio R3, Twingo e anche Cori con Clio N3, una grande partecipazione, poi andremo anche a vedere i numeri. Dalla prima gara competitività in tutti i 3 trofei, e con piloti che provenienti anche da diverse proprio regioni d'Italia che hanno voluto cimentarsi in questa serie importante per Renault. Iniziamo dal trofeo Clio R3 con un totale di 17 iscritti, e guardiamo la classifica dove al primo posto Albertini Stefano è leader sia nella classifica assoluta che anche quella junior, seguito da Asnaghi Marco, in terza posizione Pighi Davide, quarto Davide Storace dalla Liguria, quinto Roncoroni Marco a pari merito con Sala Andrea, settima posizione Brugo Riccardo e poi a seguire Pinzano, Corrado, Lossa Eugenio e Allegretti Matteo, e altri 7 piloti che chiudono la lista del Clio R3. La qualità tanto del campionato e quindi anche dei piloti che stanno seguendo questa serie degli RC la vedo veramente molto elevata. Renault quest'anno ha fatto il trofeo top sulle Twingo, sul campionato italiano rally, ma ha voluto in modo massiccio premiare anche i piloti con le Clio R3, rafforzando il trofeo sugli RC, e questo effettivamente è la conseguenza, dove tanti piloti molto forti, in primis Stefano Albertini, che è stato, ricordiamo, anche nel 2010 campione italiano junior e vincitore anche del trofeo Clio R3, è l'uomo da battere, ma non nascondo che altri piloti, vediamo anche l'ultima gara del Prealpi Orobiche, dove Marco Asnaghi ha vinto lui effettivamente la gara, ma seguendo Storace, Pighi e altri veramente piloti veloci, daranno il filo da torcere a Stefano fino alla fine, e quindi confermando anche la competitività dei piloti.
E passiamo alla Twingo, quindi il Twingo R2 Gordini, trofeo importante anche per la bellinetta francese 1600 aspirato che ricordiamo nel 2012 da gennaio è prevista anche appunto l'evoluzione del motore con 195 cavalli. Leader, e qui si ripresenta ancora una volta sui trofei Vescovi Roberto, un pilota parmense molto forte che ha vinto già anche altri trofei Renault. Al secondo posto Scatolon Giacomo, un pilota junior che poi è anche primo nella classifica riservata proprio a quest'età. Un terzo Calleri Gilberto, piemontese. Poi a seguire vediamo Bernardi Giorgio, Amorisco Paolo, Nicoli Marcello, Basso Andrea, Battilani Fabio, Filiberti Michele e Bondioni Ilario. Sicuramente Roberto Vescovi lo conosciamo da tanti anni, è il leader indiscusso come vincitore dei trofei nel panorama delle case automobilistiche. Fa piacere anche per noi che sia ritornato nella casa Renault per confrontarsi con gli altri piloti. Sono d'accordo anche che sul giovane pilota Scatolon, che già anche pilota nostro nel 2011 sul trofeo di zona, ha voluto cimentarsi anche con questi piloti esperti e già dalle prime tre gare ha fatto vedere sicuramente il proprio valore. Poi oltre ai due trofei che abbiamo menzionato abbiamo anche il Coricon Clio ancora per le vetture della classe N3, sempre performanti, con un totale di 10 iscritti. E andiamo a guardare anche la classifica. In prima posizione il veronese Boschetti Alessandro comanda il gruppo, inseguito dal piemontese Cecchini Mario, dal laziale Roma Mauro, dal toscano Cioli Marco, dall'altro toscano Paolo Cassarini, da Paolo Comendulli, da Perocco Alessio, Scagnelli Giovanni, Abate Cosimo e chiude Macconi Cristian. Nel Coricon Clio vedo un'altra, rispetto anche del 2011, vedo intanto degli altri piloti che ci sono affacciati e delle riconferme, Roma, Cassarini, ma questo mi fa piacere anche il primo in classifica, Boschetti, che è un pilota da Verona che lo conosco non da molto, però ha fatto vedere nelle prime tre gare un ottimo valore e facendo impegnare anche molti gli altri colleghi piloti per cercare di sopravanzarlo. Lo vedo più equilibrato, quindi queste altre tre gare che abbiamo ancora per la fine del campionato potranno dare il valore proprio e il termometro di chi sarà il vincitore. Grande lotta anche tra le vetture Super 1006, dove si sono messi in luce i fratelli veronesi Nicola e Valentino Gaspari, ma con Lombardi e Santini intenzionati a lottare per il vertice della categoria. Tra le vetture di classe N4 il più veloce sembra essere l'elvetico Galli su Mitsubishi Lancer Evo 9, anche se nella provvisoria di campionato il leader è Marco Belli su Mitsubishi Lancer Evo 10. Belli è stato pesantemente attardato nella classifica del Valli Piacentine e del Prealpi Orobiche da una serie di forature. Al Prealpi Orobiche ha fatto il suo rientro nella serie IRC anche il vicentino Pierdomenico Fiorese, che è inoltre in lotta con Giaquinto per il titolo dedicato alle forze di polizia. A tre gare dal termine sembra invece poco combattuta la situazione nelle classi minori, dove troviamo già alcuni piloti che hanno messo una seria ipoteca sulla vittoria del montepremi finale, come ad esempio l'N2, dove Di Marco precede Longo e Bianco. L'N1 con il solo Fugazza al via, la 5 dominata dalla Rover di Maggarini o l'FA8 con il solo Morelli. I prossimi appuntamenti IRC Pirelli si correranno a metà luglio Rally del Casentino, fine agosto Rally delle Valli Cuneesi e fine settembre al Rally Città di Bassano.